Siamo a Piazza Roma con Padre Alberto dei Missionari Saveriani, che ha partecipato al corteo con la bandiera della lotta nazionale brasiliana per la Moradia. Padre Alberto, ci racconta un po' quali sono i suoi legami con il Brasile e le sue lotte per la casa in quel paese? Direi che la lotta con i senza terra e senza casa in Brasile, a cui ho potuto partecipare, è stata grande e per tanti aspetti bella e vittoriosa. Noi abbiamo occupato vari spazi per chi avessero casa, quelli che venivano scacciati dalle campagne dai proprietari terrieri, e tanta gente delle baraccopoli, delle favelas, ha potuto avere la sua casa, il suo pezzo di terra in modo regolare, movimenti organizzati anche a livello nazionale, in modo da fare le cose bene con le vie, con le case in muratura. E abbiamo resistito alla polizia, resistito alle autorità pubbliche, resistito a ordini giudiziari, a processi. Alcuni dei nostri sono morti, sono stati uccisi, io sono stato minacciato di morte, ho avuto processi, ma abbiamo sempre vinto. Io sono cristiano e perciò mi sono sentito anche protetto da Gesù Cristo. Padre Alberto, cosa consiglia per gli italiani che sono senza casa, perdono il lavoro e quindi perdono anche la casa? Come possono resistere a questa crisi? Io sono per le lotte popolari pacifiche, questo significa presidi, picchetti, cortei, manifestazioni, dimostrazioni, scioperi della fame e tante altre forme di lotta non violenta, pacifica, per i diritti umani e sociali. Qualcuno dirà: il governo non ha soldi, il comune non ha soldi, e io rispondo che li cerchi. Perché hanno accettato di essere eletti? Se hanno avuto le cariche, è bene che siano responsabili dei loro atti. Grazie Don Alberto, arrivederci alla prossima protesta.